Dove deve andare? Dove va lei? E non le importa dove andiamo? Per me è lo stesso. Devo dire che ha scelto proprio un brutto posto per fare l'autostop. Mi ha portato fin qui uno in macchina, poi voleva darsi da fare e io l'ho mandato al diavolo. Allora mi ha scaricata. Ecco qui. Si è voluto vendicare, evidentemente. Mi dia la sua roba. Grazie. Sono intirizzita. Altro che, come se fosse stata in frigorifero. È l'espressione giusta. Ecco, adesso comincia a sbrinarmi. Allora, mi dica dove va. Mi fermo in aperta campagna, a una trentina di chilometri. Però non posso portarla fino là. Ah beh, mi faccia scendere un po' prima. Possibilmente davanti a qualche albergo. Forse riuscirò a trovare una camera. Va bene. Passa il suo tempo girando? Mi pare che lei faccia lo stesso, o sbaglio? Con la differenza che io so dove vado. Ne è persuaso? Chissà, non si può mai esserne certi. Ma c'è comunque la certezza del dubbio. È filosofo. Guidare il camion è il mio secondo lavoro. Io sono uno studente. Di filosofia? Esattamente. Anche tu sei una studentessa? No, per fortuna ho smesso in tempo. Come sarebbe a dire in tempo? Mi sembrava una strada senza uscita. E questa allora? Anche questa potrebbe essere senza uscita, che ne pensi? Mi sono concessa una pausa mentale e mi rifiuto di pensare. Una pausa pensiero, ma te lo puoi permettere? Per un sacco di gente pensare è una continua pausa. Deve essere per questo allora che quelli che pensano anche per gli altri non si danno mai pause di riflessione. Di una pausa caffè, per esempio, neanche a parlarne. Grazie tante. Oh, scusami, sai. Me ne ero dimenticato. Mi chiamo Rothout. Michael. Rothout? Sai, mi hai fatto simpatia a prima vista. Sì, voglio dire che sei una ragazza in gamba per me. Qui Angelo Azzurro 1, chiamo Albin 2. Albin 2, per favore rispondi, mi senti? Chiamano me. Pronto Angelo Azzurro 1, qui Albin 2, che c'è? La sento piuttosto forte, dove si trova? Dietro di te. Ti ho detto che prima o poi ti avrei seguito. Sì, me l'aveva detto, me ne ricordo bene. Sta a sentire attentamente, tra poco c'è un albergo, si chiama... Vecchia Osteria, fermati là. Sì, lo conosco, ma sono già in ritardo. Non ha importanza, va dentro e aspettami, capito? Meno male che non hai detto neanche una parola. Non posso prendere su nessuno. Perché hai preso su me? Perché mi sentivo solo e abbandonato. Non sei più solo, però. Quella non è mica simpatica come te. Ci vorranno pochi minuti. Il sacco puoi anche lasciarlo dentro. Allontanati solo per un po', poi io ti ripesco. Ah, aspetta un momento. Ecco, nel caso dovessi perdermi, mi dispiacerebbe proprio tanto. E francamente, vorrei che dispiacesse anche a te. A tra poco.
Una birra, per favore. No, scusi. È meglio un caffè. Buonanotte. Arrivederci. Che accoglienza, che succede? Buonasera. Buonasera, signor Ming. Cosa fa tutta questa gente? Una cosa spiacevole, Wolfe. C'è stata una telefonata anonima e i signori vogliono esaminare il nostro carico. Innanzitutto, perché arriva a quest'ora? Il deposito è chiuso da un pezzo. Allora perché è arrivato col buio? Il signor Ming ne è al corrente. Sì, l'ho già spiegato a questi signori. Siccome le capacità di trasporto non sono sufficienti, io, come responsabile del deposito, in casi eccezionali, dal momento che abito proprio qui accanto al deposito, li autorizzo ad entrare anche di notte. Ecco tutto. Perché? Qualcosa non va? Scusi tanto, è entrato un giovanotto che si è incontrato con una signora. Con una signora? Sì, un ragazzo con un berretto di lana. Sì, uno così è stato qui, ma non si è incontrato con nessuna signora. Ha soltanto ordinato un caffè e se n'è andato. Allora è scappato. Ma la mia sacca è rimasta sul camion. E c'era dentro tutto, documenti, soldi. Che cosa trasporto nel camion? Quello che trasporto sempre. Guardi pure. Ecco, prego. Fanghiglie in bidoni, sabbia, barattoli di vernice vuoti, stracci, residui, materiale vario. Con il regolare numero di prova dopo l'analisi. Lo sa che cosa penso? Che quella telefonata anonima è uno scherzetto della concorrenza. Comunque vogliamo renderci conto di cosa c'è effettivamente in questo camion. Scaricare. Scaricare. È solo un aiuto autista, in realtà studia filosofia. Filosofia? Sì. Chissà quello cosa intendeva per filosofia. Puoi passare la notte qui, ma domattina vai alla polizia. Grazie. Di la verità, hai mangiato? Vuole darmi anche da mangiare, per di più. Io non ho un soldo, sa? Sai qual è la mia filosofia? Le cose nel mondo andrebbero meglio se tutti avessero abbastanza da mangiare. Ha ragione, io ho una fame. Tutto a posto, niente di illegale. Evidentemente siamo stati ingannati da una falsa denuncia. Dov'è l'albergo più vicino per poterci riscaldare un po'? Dovete andare a Monaco? Sì, appena sarà possibile. Allora c'è la vecchia osteria, proprio sulla strada. Grazie, buonanotte. Senta, cosa posso fare contro quel delinquente che ha fatto la telefonata anonima? Che cosa vuol fare contro un anonimo? Beh, potrei fare una denuncia contro ignoti, non ne ho il diritto. Ma è inutile. Basta, ragazzi. Più ci penso e più mi arrabbio. In fin dei conti, non sotterro mica del veleno. Ma sì, stia tranquillo, questo l'abbiamo appurato. Ce l'abbiamo fatta giusto per un pelo. Quando ho visto il tuo camion arrivare, ho pensato adesso siamo fregati. Credevo che fosse quell'altro.
Sali, presto. Ma cosa è successo? L'altro camion deve sparire. Quale altro camion? Quello che abbiamo salvato dalla perquisizione. Va bene. Perché devo farlo io? Questa sera ne ho abbastanza. Tu guiderai il camion e poi lo scaricherai. La roba deve sparire. Non possiamo certo riportarla indietro. Ma come faccio? La polizia è nella zona. Per questo devi aspettare prima di scaricare. Naturalmente il carico deve sparire, quindi dovrò anche coprirlo. La chiave è nel cruscotto. Qui c'è qualcosa che non capisco. Di che si tratta? È uno zaino. E che aspetti? Dammelo. A chi appartiene? Cosa vuoi che ne sappia? Non abbiamo avuto fortuna. Pazienza, che vuoi farci? Signori, la ricevuta, prego. Grazie, buonanotte. 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 Non preoccuparti, ragazzina, ci penso io. Grazie, le sono molto riconoscente. Esiste una gioventù riconoscente? Ecco qui, camera 3. Grazie. Puoi salire senza preoccupazione. Buonanotte. Buonanotte. Non verrò a bussare alla tua porta. Sì, cosa c'è? Sono io. Ho dovuto bussare, ma ho una buona ragione. Quale ragione? Credo proprio di aver trovato il tuo sacco. Guarda, è questo? Certo, dove l'ha trovato? Davanti all'albergo. Scusi, signore, mi hanno detto che fa parte della polizia criminale. Sì, infatti. Il conto, per favore. Scusa, vorrei farle una domanda, posso? Come considera il suo lavoro? Solo da un punto di vista burocratico? Cioè, si occupa solo della routine oppure si sente legato da un impegno morale, da una partecipazione personale? Lei è della stampa? Mi sta facendo un'intervista? No, queste sono domande che mi pongo per principio. Non solamente, ma anche riguardo alla polizia. Non si punta ad altro che al mestiere oggi, nient'altro che al mestiere come scopo della vita. Il destino della gente non conta più, non importa nulla. Perciò nessuno si sente obbligato a partecipare, in quanto partecipare è piuttosto scomodo. Appartiene a una setta? No, ma probabilmente finirò col fondarne una, ho paura. Per implorare compassione per l'uomo, sempre che se la meriti, eh? Ma per quale ragione rivolge tutte queste domande proprio a me? Vuol favorire? Grazie, no. Non lo farà soltanto per gusto di dialettica? 2 settimane fa ho denunciato la scomparsa di una persona, ma non è successo nulla. Hanno riempito qualche fogliaccio di carta e buonanotte. Di chi ha denunciato la scomparsa? Scusi. Ma guarda qui. Di un ragazzo che mi ha dato un passaggio sul camion una notte in aperta campagna. Di lui so quel poco che mi ha raccontato in 10 minuti. E a questo camionista? Sì, a questo ragazzo. Cos'è successo? È scomparso. Sapevo come si chiamava, sapevo che era studente e dove abitava, ma a casa sua
Da quella notte non è più tornato. Dove ha denunciato la scomparsa? Al primo posto di polizia che ho trovato. No, no, grazie, grazie. Ora devo andare in centrale, signorina, ma se la lascio qui le sembrerò anch'io uno di quelli che non hanno compassione per l'umanità e questo mi dispiacerebbe molto. Mi accompagni, così strada facendo mi dice com'è andata. Che cosa ha preso? Un caffè. No, no, tenga pure, tenga. Se resto ancora a chiacchierare, in centrale penseranno che sono vergognosamente scaduto ai livelli che diceva lei. Venga. Sì. E il sacco dove l'ha ritrovato? Per terra, davanti alla porta dell'albergo. E in giro non c'era anima viva. È successo qualcosa. Qualcosa di brutto, paura. Ne sono sicurissima. Il giorno dopo sono tornata a Monaco. Mille grazie. Al posto di polizia hanno eseguito la prassi normale, signorina. C'è quel nostro amico. Posso farlo entrare? Sì, certamente. Insomma, non hanno lasciato nulla di intentato, ma non sono approdati a niente, mi dispiace. La ringrazio. Adesso può cacciarmi via con la coscienza tranquilla. No, aspetti un momento. Ci lasci prima l'indirizzo di quel ragazzo, per favore. Venga, signorina, lo scrivo. Sì, vengo. Insomma, abbiamo fatto della teoria, eh? Diciamo così. Per quanto ho da fare qui con te, Harry? Beh, diciamo un paio d'ore. Ecco, tenga. Bene, allora facciamo così. Ci vediamo alle 4 davanti alla casa del ragazzo. Perfetto. A più tardi. A più tardi. Ah. Ah, grazie. Prego. Entra qui. Beh, magari non al mio posto. Siede. Fatelo sedere lì, per piacere. Grazie. Mi scusi, signorina, sono un po' in ritardo. Non importa, la signora Hauff è già al corrente. Bene. È il signore della polizia? Sì, signore, è lui. Venga, venga. Permesso. Forse nel cercare le è sfuggito qualcosa. Non credo, ho esaminato tutto. Ecco, guardi là in quel cassetto. Ci sono tutti i suoi documenti personali, la sua carta d'identità, il suo diploma. Stato di famiglia. I suoi genitori erano morti da anni. Aveva ancora uno zio. Ah, le lettere che gli scriveva. Le ho lette tutte. E il suo diario. Ho letto anche questo. Ci sono dei pensieri molto belli dentro. Ora la cosa più importante è sapere il nome della ditta per la quale viaggiava. Allora, cerchi di ricordare bene. Quando è scesa dal camion, che nome ha visto scritto sugli sportelli? Dove deve andare? Dove va lei? E a lei non importa dove andiamo. Per me è lo stesso. Mi dia un po' la sua roba. In che posto era diretto? E che cosa trasportava? Non glielo disse? Mi domandò dove volevo andare io. Gli rispose che non mi importava il luogo e allora lui si mostrò stupito e poi disse: passa il suo tempo girando? Osservai che eravamo tutti dei girovaghi, compreso lui. Con la differenza che io so dove vado. Allora io gli domandai: dove sta andando? E lui rispose: mi fermo in aperta campagna, ma a una trentina di chilometri, però non posso portarla fino là. E quando arrivò la voce di donna dall'autoradio? Poco dopo. E questa voce si presentò dicendo: qui Angelo Azzurro 1. Ecco il caffè. Si servano. Grazie. Prego. È per lui questa posta? Sì. Lo ritroverà quel ragazzo? Le sto rovinando il fine settimana, eh? Sì, ma ci sono abituato. Ecco il posto dove lo... No, non è lì. Ma lei perché se ne andava in giro? Non le succede mai di perdere la voglia di fare. E fare cosa? Qualunque cosa.
quando si ha la sensazione di girare in tondo. Ecco, è quello il punto in cui l'ho incontrato. Si fermi. Dove deve andare? Dove va lei? Ma come, non le importa di sapere dove andiamo? Per me è lo stesso. Allora mi dia la sua roba. Ecco, quello è l'albergo. Allora, poi siete arrivati qui. E lui cosa le ha detto? Il padrone non vuole che faccia montare gente sul camion o qualcosa di simile. Poi ha detto: mentre io sto qui all'albergo, tu incomincia a incamminarti lungo la strada. Non farò tardi. Ci vorranno pochi minuti. Il sacco puoi anche lasciarlo dentro. Ecco, nel caso dovessi perdermi, mi dispiacerebbe proprio tanto. Quando saremo a casa, avremo le cose da fare. Eh sì. No, anzi, scusi ancora. Cioè... Ah, sei tu, buongiorno. Sì, sono io. Ecco, questo è il padrone dell'albergo. Buongiorno. Il signore della polizia. Forse crede che io sia un po' matta per quello che mi sono messa in testa. La tua ostinazione è veramente sorprendente. Hai portato persino un poliziotto. Sarà meglio sederci, credete. Beviamo insieme qualcosa? Sì. Che cosa vuole bere? Io vorrei una birra. Allora, una birra al padrone, cosa per lei? Preferirei un caffè. Benone, due caffè e la sua birra. Grazie molte. Ah, senta, non ha per caso una carta della zona, possibilmente molto dettagliata? Io ne ho una, ma è una carta turistica. In aperta campagna. È tutta campagna qui. Ci mettiamo qua? Sì. Vuoi una birra? No, sì. Passano molti camion? Ho preso un po' di freddo. Sì, qui trasportano un mucchio di roba. Legname, bestiame, materiali vari da costruzione. Quel camion non trasportava mucche, vero? No, si sarebbe sentito il profumo. Gli autisti puzzano ancora di letame quando entrano qua dentro. Non ha sentito odori particolari? Sì, sì, un odore, ora che mi ricordo, aspro, penetrante. Immondizia. Qui in aperta campagna, da qualche parte ci deve essere un deposito. Una discarica. Forse una traccia. Ma di notte sarà stata chiusa. Terribile. Che cosa c'è di terribile? Questo deposito di immondizia. Mi vedo un pianeta fatto di immondizia. Forse un giorno la Terra avrà questo aspetto. Un immenso deposito di rifiuti. Ma questo deposito avrà pure un responsabile che terrà nota delle liste di scarico. Venga. Signorina, andiamo. Ma lei cosa prova davanti a questo spettacolo? Beh, da qualche parte bisogna metterla l'immondizia.
Buongiorno, signora. Noi cerchiamo i responsabili del deposito. Adesso mio marito non c'è. E suo marito sarebbe... Il responsabile, appunto. Uh-huh. Ma l'ufficio è chiuso per il fine settimana. Venga lunedì. E mi dica, signora, suo marito dove si trova? È a Monaco. Non so quando ritorna. Ah. Che cosa desidera da lui? Oh, niente di importante, è un'informazione. Sono della polizia criminale, è un'indagine. Della polizia criminale? Prego, si accomodi, prego. Grazie. Entri. Ma di che si tratta? Ecco, come le ho detto... Non vuole sedersi. Grazie, signora. Come le ho detto, mi serve soltanto un'informazione. Riguarda un camionista. Un ragazzo che ha fatto dei trasporti probabilmente per questo deposito 14 giorni fa. Sì, ho capito. Non posso dirle niente a proposito, mi dispiace. Un momento. Mi scusi un attimo. Andreas, c'è la polizia in casa. La polizia? Sì, due persone. Ti stanno aspettando. Che cosa vogliono? E che ne so io. Lo saprai tu? Ma devono pure aver detto che cosa vogliono. Hanno parlato di un ragazzo. Che ragazzo? Un camionista, mi pare. Buongiorno. Buongiorno, io sono della polizia. Piacere, io mi chiamo Andreas Ming. E io Derrick. È anche lei della polizia? No, no, la signorina è una studentessa. Studentessa, già. Ah, ecco, mi scusi un momento. Vado a lavarmi le mani un attimo. Prego, vada. Scusatemi. Che cos'è questa storia del ragazzo? Pensa ai fatti tuoi, tu. Si sono scordati di noi? Al contrario, direi. Allora eccomi qua e sentiamo. Di che cosa si tratta? Guardi questa foto. Lei conosce questo giovanotto? Posso andare vicino alla luce, vero? Sì, certo. Sì, mi pare di conoscerlo. Deve essere un autista che a volte scarica i rifiuti. Perché? Che cosa è successo? È scomparso da 14 giorni. Come è scomparso? E precisamente dopo un viaggio a questo deposito. Lei ha registrato tutti i trasporti? Certamente. Ma forse la cosa migliore è che andiamo nel mio ufficio. D'accordo. Si accomodi. Da 14 giorni, lei dice? Sì, era la sera del 12. Ah, dunque il 12. Possiamo vedere subito perché... Perché tanto tutti i trasporti sono segnati qui. Sa dirmi il nome dell'autista, per favore? Michael Rothaupt. Ah, sì, sì, eccolo qui, sì, sì. Era un carico che arriva piuttosto tardi di sera. Non è regolare, ma sa, io abito proprio di fronte al deposito e perciò li lascio passare anche dopo l'orario. E beh, quando me lo chiedono. E questa qui in fondo è la sua firma? Dunque, vediamo. Sì, sì, lo è. E qual è la ditta per la quale lavora? Ecco qui, guardi, è la Moltrans, con la quale abbiamo... Grazie. Senta, non avrebbe per caso un foglietto di carta? Vorrei annotarmi l'indirizzo e il numero di telefono della ditta, sempre che non le dispiaccia. Certo, sì, certo, subito. Grazie, molto gentile. Spero di esserle stato d'aiuto. Se è possibile, mi tenga informato, la prego. Mi interesserebbe sapere che fine ha fatto quel ragazzo. Va bene, l'informerò.
Allora? È andato tutto bene? Che cosa c'è? Che cosa vuoi? Se tu potessi vederti in faccia, sei pallido come un morto. Chiudi il becco, accidenti a te. Elena, sei sola? Ha notato che quello mi guardava come se fosse un fantasma. L'ho notato. Però non mi aveva mai visto. E chi può dircelo? Forse sì. Ma dove? Già. Dove e quando? Sono piena di rimorsi. Prima le ho rovinato il weekend. E adesso l'ho costretta addirittura a offrirmi la colazione. Senta un po', quella borsa, quella che ha trovato davanti alla porta, quel sacco. Sì? Era chiuso o aperto? Un momento. Voglio dire, era chiuso, era legato oppure era aperto? Ecco, i due capi erano uno intorno all'altro, in questo modo. E lei abitualmente come chiude il suo sacco? Lo annodo sempre molto stretto in modo che non scappi fuori il contenuto se dovesse cadere. E c'era il suo passaporto dentro? Certo. E in ogni passaporto, come tutti del resto sappiamo, c'è una fotografia. Quello del deposito, come faceva ad avere il mio sacco? Magari ne fossimo certi, ma dobbiamo supporre che l'avesse lui, perché solo così poteva riconoscerla dalla foto del passaporto. Non c'è dubbio che qualcuno l'ha aperto, signorina. Se fosse stato il signor Rothout, forse avrebbe messo dentro un biglietto con un saluto o una spiegazione, oppure avrebbe preso qualcosa, il denaro, per esempio. Perciò deve essere stato qualcun altro e non Rothout che ha frugato dentro il suo sacco. Ha visto su quella macchina il signor Mingle? Già! E va verso Monaco, eppure ne era appena ritornato. Accidenti. Sì? Stavo facendo un sonnellino. Stasera vado al concerto. Come sarebbe, non vai al concerto? Prima scriviti il numero di targa, per favore. M come Monaco, AA4078. Scrivitelo. Ma no, no, me lo ricordo a memoria. L'uomo che si trova al volante si chiama Minghe. Voglio soltanto sapere dove va. E da quale direzione viene? Ah, lo sai tu. Devo pure fare presto. Ma senti, è proprio indispensabile. Dico, è così importante? Lo è talmente che ti regalo l'intero programma del tuo concerto in disco. Primo concerto in si bemolle, opera 23 per pianoforte di Tchaikovsky. Non so perché, ma sono spaventata. Le sembrerà strano, ma è così. Ma dove siamo diretti? Non è la strada per Monaco. No, ma credo proprio che siamo sulla strada giusta. Signora Minghe? Signora Minghe? Signora Minghe?
Signora Minghe? Non c'è nessuno. Un momento. Signora Minghe? Non c'è nessuno ed è tutto sotto sopra. Forse è partita con lui per Monaco. Già, già, ma dentro il portabagagli, temo. Mi sento venire i brividi. Marion, venga per piacere. Guardi un po' là. Prima non c'era. Tenga. Il motore è ancora caldo. Ho molta paura. È sotto la mia protezione. Non intendo questo, ho paura di quello che è già successo. Dobbiamo scoprirlo, ci piaccia o no. Io preferirei lasciar perdere. È troppo tardi per lasciar perdere. Ha messo in moto l'inchiesta e l'inchiesta la porterà a sapere come è finito Mikhail. Ma non sarà una piacevole sorpresa e non può più evitarla. Lei che cosa pensa? Non è questione di opinioni. Sono i fatti che contano, Marion. Aspetti. Un controllo di targa, per favore. Monaco XC1. Credo che sia morto. È un po' presto per dirlo, Marion. La sua scomparsa può avere cause del tutto diverse. Forse alle Bahamas, con un bel whisky ghiacciato a destra, una splendida bionda a sinistra e magari una bella valigia piena di soldi nella cassaforte dell'albergo. Mi creda, non so che cosa dirle, mia cara. Un momento, scusi.
Derrick? Sì? Ah, un messaggio da Harry. Sì, dimmi pure. Oh, finalmente una traccia concreta. Grob Müller, Elena. Bene, mi faccio vivo io. Chiudo. Marion, il nostro amico Ming è andato con le scarpe tutte infangate a trovare una certa signora Grob Müller. Eccola qui, Grob Müller, Elena. Adesso parli al telefono con questa signora, per favore. Ma come, se non so nemmeno chi sia? Beh, questo non lo so neanche io. Però lei può riconoscerne la voce. Come la voce? Non capisce, la sua voce. La voce di donna che ha sentito dall'autoradio del camion. Ma, scusi. Chieda di parlare con Teo. Aspetti. Ecco, parli. Pronto? Pronto? Scusi, posso parlare un attimo con Teo, per favore? Ma mi ha detto che l'avrei trovato a questo numero. Scusi, lei che numero ha? Oh, allora, devo avere proprio sbagliato. Scusi, mi scusi tanto, signora. Buongiorno. Allora? È la stessa, l'ho riconosciuta. Va bene, è tutto chiaro, grazie. Cosa c'è? Sono sicuramente falsificate. Ah, grazie. Le ho consegnate a lui. Sì, bravo. Ecco l'appuntamento. 10:30, dottor Schwier. Sì, Harry, grazie. E della ragazza che si fa? Viene con noi. Ma potrebbe... Willy, da qualche parte deve esserci un rasoio elettrico, guarda un po'. Potrebbe esserti d'aiuto. Sta per avere un crollo di nervi, non possiamo lasciarla lì seduta senza fare sì, niente. Sì, certo, puoi giudicare meglio tu. Willy, allora che succede al sì, mio rasoio? Sì, sto guardando. E questo? Com'è arrivato qui? Te l'avevo promesso, mi pare. Il mio concerto di Tchaikovsky in si bemolle. Sì, omaggio della ditta. Ah, oh. Ecco il rasoio elettrico, magnifico. Pronto? Lei ha dei contratti per l'eliminazione dei residui di lavorazione con l'industria chimica? Sì, esattamente. I residui di lavorazione, naturalmente con l'osservanza delle misure precauzionali, vengono trasportati fino alla costa. Da lì, su navi speciali, vengono portati in alto mare. E lì poi, con l'opportuno trattamento, bruciati o affondati. E questo trattamento quanto viene a costare? Vari milioni di marchi. E ora vuol dirmi per quale motivo è venuto da me? Posso entrare di là? È meglio che aspetti un attimo, secondo me. Buongiorno. Si accomodino. Mi scusi. Moll Trans, dica. Chiedono informazioni sul nostro autista. Un autista supplente. Si chiama Rothaupt. Sì, qualche volta gli abbiamo fatto fare dei trasporti, è uno studente. Michael Rothaupt. L'ultima volta che ha fatto un viaggio per noi deve essere stato 14 giorni fa. Tutto regolare del resto. Sì, me lo ricordo anch'io. È un giovanotto serio e molto responsabile. Gli è accaduto qualcosa? Dall'ultimo viaggio è scomparso. Allora è per questo che non riuscivo a trovarlo. Cosa trasportava il camion? Oh, rifiuti industriali, sabbia, bidoni di mota, terra, materiali di demolizione, barattoli di vernici. Insomma, rifiuti che vengono sistemati nei normali depositi. Nei quali è proibito scaricare rifiuti speciali, tossici, materiale inquinante, residui di diossina, immagino. Questo è sottinteso. Sarebbe una cosa inammissibile. Noi non andiamo contro la legge.
Ieri sera qui a Monaco è venuto il signor Ming, è vero? Sì. C'era anche lei, signorina? Che cosa vi ha detto di tanto importante? Vi siete forse messi in allarme perché stiamo cercando il camionista scomparso? No. Che cosa vi ha detto? Vede, noi siamo amici del signor Ming da tempo. Specialmente la signorina Elena. Come dire, è un'amica intima. Beh, io e Andreas Ming e... Oh, chiedo scusa. Abbiamo una relazione. I rapporti privati rendono più interessanti i rapporti di lavoro, non è vero? Cosa intende dire? Già, adesso ci deve una spiegazione. Non vi devo spiegazioni, però intendo farvi un'accusa esplicita. Voi due avete indotto il signor Ming ad accettare anche rifiuti proibiti, il che, come lei ha detto, è inammissibile in quanto è contro la legge. E affermo inoltre che il denaro destinato al trasporto in alto mare veniva invece diviso tra di voi. Questa è un'accusa infame, non è dimostrabile in nessun modo e ne dovrà rispondere. Agente! È in casa. Ha detto qualcosa? No, è uscito e ci ha domandato come mai eravamo qui. Io gli ho detto di aspettare. Marion, venga con me, per favore. Allora, dov'è sua moglie, signor Ming? Mia moglie è partita. È andata da certi parenti. Così in fretta che ha persino perduto una scarpa. Le dico che è partita. Non so per dove. Lo so io per dove. Basterà semplicemente seguire le tracce del suo bulldozer. Quattordici giorni fa, due funzionari del ministero ricevettero una telefonata anonima. Sono là fuori. Furono avvisati che la sera sarebbero arrivati dei rifiuti tossici in questo deposito. Della telefonata fu avvertito il direttore dell'impresa dei trasporti all'ultimo momento. Evidentemente l'informazione gli fu data da un funzionario corrotto, anche se non ne abbiamo la certezza. Comunque, il camion dei rifiuti tossici era già in viaggio, si cercò di fermarlo. In tutta fretta si fece partire un secondo camion che trasportava un carico di rifiuti industriali secondo le regole. Questo camion era guidato da un autista fidato, tanto fidato che partecipava anch'egli all'affare. Ma questo autista... Ah, ecco, arriva proprio adesso. Questo uomo di fiducia, dicevo, fu identificato dagli uomini del ministero, che, come vede, l'hanno arrestato. Adesso mi dica cos'è successo allo studente. Mi avevano mandato a rovesciare il carico. Io ero già abbastanza contrariato per l'ispezione e non sapevo dello scambio del camion e che era andata liscia ancora una volta. Ricordo con precisione e andai dietro al camion per controllare bene.
Decisi immediatamente di avvisare la polizia. Stavo male, non ce la facevo più. Non volevo immischiarmi in un omicidio. Non fare stupidaggini. Chi è quel morto? L'autista. Non potevamo rischiare, lui non era dell'organizzazione. Ma Elena, quello è morto. Io non ci sto, no. Con un assassino non voglio. Non voglio avere niente a che fare. Ma ci sei già dentro, non lo vedi? Ci sei già dentro fino al collo. Il carico deve sparire. Deve sparire all'istante. E anche il cadavere. Ma vuoi capirlo? Se il carico sparisce, noi siamo a posto. La nostra attività continua. Andreas. E continua il nostro rapporto. O finisce tutto, altrimenti. Non puoi più esitare. Chi l'ha ammazzato? Tu? No. Voglio sapere chi è stato. Se no, non mi muovo. Ecco Rothaupt. Ritornai allo scaricatoio. Era raccapricciante. Non potevo guardare. Poi ha preso il bulldozer e ha sotterrato il cadavere. Dove? Dove? Qui, qui fuori, sotto l'immondizia. Non so dove. Io stessa non saprei ritrovarlo. E il corpo di sua moglie? Non saprebbe ritrovare neanche quello? Mi dica perché ha ucciso sua moglie, Minge. Lei l'ha uccisa, vero? Lei, ispettore, andò via. E io telefonai ad Elena. Avevo i nervi a pezzi, era sconvolto. Le dissi che la ragazza del sacco era stata qui. Sì, la ragazza che conosce, hai avuto in mano il suo passaporto. Ma sì, sì, proprio quella, te lo giuro. Era con uno della polizia. Volevano avere notizie dell'autista. Ah, sì, sì, ti dico. Hanno voluto vedere la sua firma sul registro. No, questo no. Ho detto quello che avevamo stabilito nel caso che l'avessero cercato. Che era stato qui ed era ripartito. No, non lo troveranno più. Neppure io riuscirei a ritrovarlo. Sì. Sì, va bene. E così non lo troveranno più. Sei stata ad origliare, eh? Dunque era questo. 14 notti fa ho sentito la scavatrice. Allora sei stato tu. Che cosa stai dicendo?
Hai ragione. Qui non si trova più nessuno. Avanti, bevi. Devo andare a Monaco, Maria. No. Come no? Io devo andarci. Non ci vai più a Monaco, hai capito? Ci vado e anche subito. Se ci vai, guarda che telefono alla polizia. Sì. Sì, signor Ming. Harry. Seguire su Fox Crime, Perry Mason.